Amici radioascoltatori, benvenuti a questa prima puntata del nuovo programma radiofonico Strike. Appunto, come dicevo prima, questo è un nuovissimo programma radiofonico. Siamo in diretta quindi da una nuova piattaforma. Come potete ben vedere, siamo in cinque a condurlo. Vi spiego un po' come funziona Strike. Strike praticamente è un programma dove si discute di un tema e ovviamente si parla anche e si ascolta della buona musica locale. Ma intanto voglio presentarvi quelli che sono i miei compagni di avventura. Intanto vabbè, mi presento io sono Daniele Martini, in arte Danima, e con me abbiamo Nico Lorusso. Ciao Daniele, grazie per questa opportunità di questo nuovo programma Strike. Speriamo che chi ci ascolta e ci guarda possa divertirsi e possa passare un po' di ore spensierate in questa forzata quarantena. Quindi è un piacere stare qui all'interno di questa nuova trasmissione con tanti buoni amici che conosco. Abbiamo adesso Samuele Vantaggiato. Ciao Daniele, ciao a tutti, è un piacere ovviamente stare con voi e parlare soprattutto di consigli relativi a questa quarantena che ovviamente riguarda tutti. E colgo l'occasione per salutare tutti ovviamente coloro che ci stanno ascoltando e passo la parola a Davide. Ciao Samuele, grazie per l'ascolto, grazie anche a Daniele per questa bellissima opportunità e grazie anche a Nico, nonché ad Alex che darò la linea tra poco. Speriamo di dare qualche suggerimento utile, no? In caso di poter passare qualche minuto, qualche mezz'ora di leggerezza, visto che ci bombardano, ahimè, di notizie negative. Insomma, speriamo, dai, di dare qualche buon consiglio a chi ci ascolta. Alex? Buonasera a tutti, grazie per l'opportunità Daniele che ci hai dato in questa quarantena e speriamo di passare qualche minuto in compagnia di tutti noi. Bene, bene, bene. E appunto partiamo col primo argomento di questa prima puntata di Strike, che è consigli per la quarantena. Quindi, che cosa si fa in questi giorni in casa? Ovviamente noi siamo in casa perché? Per un motivo particolare, perché purtroppo c'è questa cosa del coronavirus che ci sta prendendo un po' tutti, e quindi per proteggerci, per stare al sicuro, siamo appunto in casa passiamo comunque la maggior parte del tempo, non passiamo tutto il tempo in alcuni casi, quindi le cose da fare in casa sono tante. Per esempio, no, instaurare maggiormente il rapporto con i propri familiari, oppure dare una mano in casa se possibile. Ma una cosa importante è che in questa quarantena, faccio un esempio, ho avuto modo di formarmi, quindi seguire dei corsi di formazione e di aggiornamento per quel che riguarda la comunicazione o per quel che riguarda l'insegnamento. Quindi il consiglio che posso dare a chi ci ascolta è di aggiornarsi, di formarsi, oppure in altri casi di leggere libri, vedere film. Come dicevo prima, si possono fare tante cose in quarta, però adesso voglio sentire il parere e il consiglio di Nico Lorusso. Grazie Daniele, sì, effettivamente passare il tempo dentro la propria abitazione per chi magari è abituato ad uscire tutti i giorni o comunque non ama tanto il restare forzatamente chiuso in casa può essere un problema, ma come abbiamo detto, come hai anticipato tu, ci sono tanti buoni modi per poter trascorrere il proprio tempo, ma soprattutto per poter fare fronte a questa emergenza che ci tiene chiusi dentro alle nostre case. Ovviamente, come dicevi, instaurare un rapporto migliore è con i propri familiari. C'è addirittura un audio simpatico che è girato su WhatsApp in questo periodo, nel quale la persona che registrava l'audio diceva: ho passato i primi 2 giorni di quarantena con i miei familiari e ho scoperto che sono delle brave persone. Quindi anche questo è un modo per far capire che effettivamente ci si può anche attrezzare per riderci sopra. Certo, la tecnologia ci aiuta, per esempio come
potete vedere, noi siamo 5 persone che vivono in posti diversi, non solo all'interno della città, ma nella propria città, ma anche in diverse città. Per esempio, lo stesso Daniele ci parla e lo vediamo, insomma, da Ostuni. Dave invece è in collegamento da Lecce, e io, Samuele e Alex invece viviamo a Brindisi in questo momento nella nostra abitazione, anche se Samuele, se fosse rimasto a Milano per, insomma, dove studia, avremmo avuto il collegamento anche da Milano. Quindi diciamo che la tecnologia ci aiuta sicuramente tanto ad affrontare questa situazione, che ci deve vedere tutti uniti, comunque restare a casa. E leggere libri, fare esercizio fisico, perché effettivamente può essere un modo per tenersi in forma, oppure come sentivamo, la stessa televisione, i film possono essere un modo per trascorrere il tempo. Certo, ci si può inventare di tutto. Avremo modo, quando usciremo e quando l'emergenza sarà terminata, di poter poi fare tutto quello che ci piacerà fare fuori, all'esterno, ma adesso restiamo a casa e cerchiamo di fare di questo tempo che passiamo con le nostre famiglie un tempo buono, un tempo che ci possa permettere anche di rendere migliori noi stessi attraverso la formazione, come diceva Daniele. A questo punto sentiamo anche il parere di Samuele. Assolutamente, Nico, condivido quello che hai detto, condivido il fatto che si tratta ovviamente di un periodo molto particolare per noi tutti, e quindi è importantissimo rimanere in casa. Alcuni consigli per la quarantena che potrei darvi possono essere sicuramente quelli di godervi al meglio ovviamente la vostra famiglia. Se siete dei professionisti, o comunque se siete degli studenti, continuate a formarvi, quindi non fermatevi, perché positivamente è un periodo in cui possiamo rimanere in casa ed è un periodo sicuramente in cui si può continuare a vedere il futuro con ottimismo, nonostante ovviamente si tratti di mesi in cui purtroppo saremo chiusi all'interno delle nostre abitazioni. Io personalmente ho vissuto i primi giorni in quarantena, chiamiamola così, insomma, lì a Milano, nonostante appunto i primi focolai, come ben si sa, siano accaduti nell'Odigiano, il tutto si stava già iniziando a propagare anche lì nel milanese. Per il resto, altri consigli ovviamente sono quelli di tenersi in forma, magari fare qualche esercizio fisico all'interno della propria abitazione, non uscire per forza magari per fare il runner di turno, come molti in questi periodi si stanno improvvisando. Se avete un cane, magari state con il vostro animale domestico, cercate di accudirlo, magari cercate di dargli quante più attenzioni maggiori rispetto ovviamente a quante ne abbiate date in passato, così come ovviamente anche i vostri familiari. Leggete un libro, vedete un film, abbonatevi magari ai nuovi servizi on demand come Netflix, Prime Video o ad esempio Now TV, che consentono comunque di vedere tanti film, tante serie, e magari passare un po' più di tempo. Come dicevo, se siete ovviamente in ferie, cercate ovviamente al meglio di godervi le vostre ferie con i vostri familiari, con i vostri parenti. Se siete degli studenti, invece, comunque cercate di rimanere aggiornati con le lezioni, che siate studenti universitari o che siate studenti ovviamente della scuola superiore, cercate di tenervi sempre aggiornati con la didattica a distanza, che è un ottimo supporto in questo momento, grazie anche a quanto è stato visto da parte del nostro ministero. Ci saranno sicuramente dei cambiamenti nelle modalità d'esame per quanto riguarda gli studenti delle scuole superiori, ci saranno dei cambiamenti molto probabilmente anche per noi studenti universitari, ma bisogna sicuramente vedere tutto con ottimismo, perché è un periodo in cui in questo momento bisogna rimanere in casa, occorre rimanere in casa, ma passerà e potremo tutti tornare ovviamente a passare il nostro tempo migliore con gli amici e con i parenti anche poi. Daniele. Bene, bene. Allora, come dicevo prima, questo programma, oltre ad avere un tema principale per ogni puntata, avrà anche il suo spazio musicale. Noi vogliamo valorizzare quelli che sono i talenti della nostra musica locale, e quindi vi presento il primo brano che andiamo per l'appunto a presentare, che si intitola Io sono al volante, Comics. Strike. Comics.
forte e buono. Non so nemmeno io chi sono. Devo fingere di stare bene per rimanere attaccato al mondo. Quindi tutti mi vogliono diverso, ma rimango sempre lo stesso. Non sono mai sicuro, meglio da solo che leccarti il culo. Sono il primo che si isola e crede in una vita fantastica, che sia ancora interessante, è il mio viaggio, io sono al volante. Sono il primo che si isola e crede in una vita fantastica, che sia ancora interessante, è la mia vita, io sono al volante. Serve pensarti e non averti. Io guardo i pregi, tu solo i miei difetti. Faccio scommesse con me stesso, ma perché poi non le mantengo? Passo le notti a guardare il soffitto, a scrivere per chi mi vuole sconfitto. Provo a ascoltare i battiti del cuore, li lascio andare come fossero parole. Sono il primo che si isola e crede in una vita fantastica, che sia ancora interessante, è il mio viaggio, io sono al volante. Sono il primo che si isola e crede in una vita fantastica, che sia ancora interessante, è la mia vita, io sono al volante. Tutto fuori, racconto di me, una persona leale che non pretende niente, ha solo voglia di amare. Puoi dirmi qualunque cosa, sulla tua invidia ci rido sopra. Non siamo al mondo per essere perfetti, ma sbagliare ci rende indifferenti. Sono il primo che si isola e crede in una vita fantastica, che sia ancora interessante, è il mio viaggio, io sono al volante. Sono il primo che si isola e crede in una vita fantastica, che sia ancora interessante, è la mia vita, io sono al volante. È la mia vita, io sono al volante. Nella mia vita io sono al volante. Nella mia vita io sono al volante. Ed era Romix con Io sono al volante. Tra l'altro Romix è un amico, una persona squisita tra l'altro, che ho conosciuto proprio in occasione di una manifestazione all'interno di un centro commerciale, nella quale era presente anche Dave con me, e presentammo proprio Romix, che in quella situazione era alla sua prima uscita ufficiale. È quasi un anello di collegamento questa puntata odierna con la sua canzone che apre di fatto la prima nostra trasmissione con Strike, quindi diciamo, perché sia di buon auspicio, sperando sia per Romix che ovviamente per il proseguo del nostro programma, sperando che vi piaccia e che ci possiate seguire. Siamo nella seconda parte di Strike, siamo ancora noi cinque, Samuele, Alex, Dave e Daniele, che condurranno a turno ovviamente questa trasmissione. Nella prima parte abbiamo avuto modo di parlare dei consigli, insomma, per quanto riguarda questa quarantena forzata che ci vede in casa a dover cercare di trovare un modo per passare il nostro tempo. Lo abbiamo fatto con Daniele, che ha introdotto la trasmissione, con Samuele, e adesso ne parliamo invece con Dave e con Alex. Do la parola proprio a Dave, che ci parla da Lecce e ci fa sapere, insomma, cosa, che aria si respira, tra virgolette, in quello che è il capoluogo, tra virgolette, del Salento. Grazie Nico per la parola che mi hai concesso, e grazie soprattutto a Daniele, che ha avuto questa brillante idea, no? Di metterci di nuovo tutti quanti in collegamento, nonostante fossimo in località abbastanza diverse, però
Ci siamo qui ritrovati dopo appunto diverso tempo. Non si respira un'aria pesante, no? Tu, Nico, mi dicevi che aria si respira a Lecce. Purtroppo c'è un'aria pesante come in tutto il mondo, ma noi dobbiamo fare in modo di superare questa pesantezza, dando anche noi un messaggio di positività a chi ci ascolta, ma viene tutto a noi stessi, perché poi da noi stessi parte anche un linguaggio comunicativo verso gli altri, quindi una sensazione di positività che poi dobbiamo cercare di trasmettere a chi ci ascolta. Come fare, no? Attraverso, per esempio, si può riscoprire il valore della meditazione, che è un'arte che comunque io la definisco arte, che cura l'anima, tiene in equilibrio se stessi, rigenera e ci fa stare appunto in armonia con il nostro io. Senza dilungarmi troppo tecnicamente a parlare di come meditare, perché poi meditare significa anche stare in ascolto, in silenzio con se stessi, vorrei parlare anche, no, di ciò che praticamente si può fare, praticamente oltre a un leggere un libro, fare attività fisica, che comunque è importante, non è un qualcosa che occupa solamente lo spazio materiale, diciamo così, di una persona, ma un qualcosa che rigenera anche le nostre cellule. Quindi, per esempio, si possono fare degli esercizi anche scaricandoli da internet oppure facendosi ridare dal proprio istruttore, dove si può fare un qualcosa di costruttivo. Appunto, non solo fisicamente, ma anche mentalmente. Poi le altre cose le avete già dette voi, quindi non mi dilungo ulteriormente a ripeterle. Mi soffermo anche, ovviamente non è stato fatto prima, per una questione sicuramente di tempo, colgo l'occasione per farlo ora. Ringraziamo anche, no, chi continua a lavorare da casa con lo smart working, che comunque viene chiamato in italiano telelavoro. Non è bellissimo magari da dirlo, però insomma, meglio in questo caso, io amo l'italiano, ma in questo caso forse è meglio dire smart working, che risuona di più. E comunque anche a chi lavora, ovviamente è stato fatto ininterrottamente ormai in tutti gli spazi comunicativi, un grosso affettuoso abbraccio anche agli infermieri, anche a coloro che lavorano nei supermercati, che vengono sottoposti a uno stress non ordinario, chiamiamo così, ecco. Bene, io penso di aver detto un po' tutto e speriamo di essere stato utile a chi mi ha ascoltato. Passo la parola ad Alex. Speriamo questa pandemia che ci ha fatto stare a casa ci ha impedito di fare, ci ha fatto riscoprire i valori che avevamo perso una volta, come quello di stare con la famiglia e i genitori, e appunto questi momenti ci possono aiutare a riscoprire i valori che avevamo perso della famiglia. Adesso passo la parola a Daniele. Infatti, questo è vero, riscoprire appunto la famiglia come dicevo prima. Però ecco, una cosa che volevo dirvi, ecco, è questa qui. La famiglia è importante, quindi stare accanto ai propri genitori, aiutarli, assisterli, anche i nonni, anche se per quanto riguarda un po' quello che succede, si cerca di stare attenti agli anziani, soprattutto in questo periodo, quindi salvaguardarli, ma più che altro l'importante è limitare le uscite, come si diceva prima. Però adesso ecco, voglio dare la parola a Nico che ci annuncerà quello che è il secondo brano di questa puntata. Sì, grazie Daniele. Allora riprendiamoci un po' di tempo per ascoltare musica, ringraziando, e la dedichiamo magari, visto e considerato che ci sembra quasi lontano il momento in cui potremo mettere il piede fuori la porta e raggiungere magari il mare, ce lo facciamo raccontare da questa canzone, la canzone di Rachele Liuni. Tra l'altro anche Rachele è una ragazza di Brindisi che conosco molto bene, tra l'altro è una famiglia
un'intera famiglia di cantanti, quella di Rachele. Ho avuto anche il piacere di presentare sul palco il fratello di Rachele, Ivan, anche lui molto bravo a cantare. In questo caso però è il suo brano che è accompagnato anche da un bellissimo video. La canzone si chiama Tu mare lo sai e, ripeto, ce la racconta e ce la ovviamente fa ascoltare in musica Rachele Liuni. Era una scusa, traditi erano tutti i sogni miei. Così ho scritto la lista dei sogni e poi l'ho chiusa dentro una bottiglia blu. Da una scogliera ho lanciato i sogni miei, il più lontano, lontano, lontano. Oh, perché fa male avere vicino un'illusione che non accarezzerai mai. Segnato al mare i sogni miei perché credevo che dentro gli abissi è più giù la loro voce, il loro richiamo. Io non avrei potuto sentirlo più, ma mi sbagliavo e sulla riva laggiù la mia bottiglia blu mi aspetta il sole e sono felice. Ai miei sogni io non rinuncerò più. Rachele Liuni con Tu mare lo sai, in questa ultima parte, in quest'ultimo segmento di trasmissione con Alex, Nico, Samuele e Daniele, che hanno avuto la brillante idea di far fare diciamo una bella chiacchierata e di passare del tempo in leggerezza. Bene, diciamo che abbiamo un po' detto aperto, diciamo, no? uno scenario con cui uno può trovare degli spunti interessanti per potersi sbizzarrire a passare il tempo libero a casa, o meglio la cosiddetta quarantena. Vediamo se magari abbiamo anche l'opportunità di poter, anche nei saluti, di poter ancora tirar fuori qualcosa di interessante. Nico, vuoi aggiungere qualcos'altro? Io diciamo che più che
più che dare dei consigli era cercare di far capire quanto è importante in questo momento rimanere in casa. Io sicuramente credo che un importante modo di passare il tempo, comunque di impiegare positivamente il tempo, può essere per tante famiglie, secondo me ce ne sono tantissime, quello finalmente di fare quei lavoretti casalinghi che uno si era ripromesso di fare per tanto tanto tempo, rimandato tutte le settimane, ma adesso non ha più scuse, soprattutto chi c'ha la moglie che gli dice ma tu non dovevi sistemare quel mobile eccetera, quindi evidentemente adesso forse potrebbe essere un modo, e anche in questa modalità ritrovare appunto l'armonia familiare, farsi aiutare dai figli, per chi ha delle famiglie dove ci sono dei figli che possono dare una mano in questo senso, o comunque anche dagli stessi consorti, insomma, cercare di coinvolgere. Quindi questo potrebbe essere anche un'altra maniera, certo, ma magari non tutti i giorni alterni, o comunque un paio di volte alla settimana, almeno alternando poi a quelle che sono i modi di intrattenimento normali. Però ecco, diciamo che si può impiegare il tempo, passano le ore e magari le giornate sembrano meno pesanti da vivere, piuttosto insomma che viverle sul divano o stando senza far niente, o comunque aspettando che finalmente passi un'altra giornata di questa chiusura forzata. Davide. Grazie Nico. Alex, cosa vuoi aggiungere? Che ascoltando i consigli, restando a casa, penso che ne usciremo forti e ne usciremo quanto prima e andrà tutto bene. Ok, bene Alex, benissimo. Parola a Samuele. Sì, concordo ovviamente con quanto detto in precedenza da parte degli altri conduttori. È importantissimo in questo momento rimanere in casa, è importantissimo il lavoro che stanno svolgendo i medici, gli infermieri, tutti gli operatori sanitari di tutta la nostra nazione. E per il resto, come giustamente può sembrare in questo momento, è importante anche dedicarsi alla casa, quindi poter fare dei semplici lavori magari che in passato non si è riusciti a completare, o ad esempio investire ovviamente sui propri cari, quindi stare maggiormente ovviamente con i propri familiari e portare a termine alcuni compiti, alcuni impegni. Come ad esempio uno di questi potrebbe essere ordinare il computer, per chi magari lavora tanto il computer, tante cartelle sul proprio PC, ovviamente questo sicuramente è il miglior momento in cui poter rimettere a posto i file o ad esempio il proprio archivio, la propria libreria, fare il cambio di stagione, perché siamo entrati in primavera, questo sembra giusto insomma affermare, anche perché usciamo da un inverno che al momento si protrae in quanto le temperature sono abbastanza basse. Il 25 marzo c'è stata una gelata che purtroppo ha influito molto sulle produzioni agricole. Cito appunto un comunicato stampa del comune di Brindisi che chiederà dei risarcimenti ovviamente alla Regione Puglia per questioni di calamità naturali, quindi siamo anche vicini ovviamente ai produttori agricoli per questa gelata che è avvenuta il 25 marzo e che ci ha costretto anche a riaccendere i nostri termosifoni, i nostri impianti di riscaldamento. Infatti il mio comune, quello di Brindisi, ha allungato le tempistiche per quanto riguarda l'accensione degli impianti, proprio per supportare ovviamente le famiglie in questo momento. Così come ovviamente spero personalmente, spero anche che tutti insomma siano vicini alla popolazione italiana, lo sta facendo ad esempio in questo momento la popolazione cinese, così ovviamente anche la popolazione russa. Abbiamo visto la popolazione albanese che negli ultimi giorni ha inviato medici dall'Albania per aiutare l'Italia in questo momento di difficoltà, come fece anche tanti anni fa negli anni passati Brindisi, Bari, che ovviamente hanno accolto la popolazione albanese durante le ultime migrazioni.
E poi tendo anche a sottolineare personalmente, compio 20 anni, li compro in quarantena, però per il resto si va avanti, si punta direttamente ai 21 a questo punto. Daniele. Allora, innanzitutto Dai, scusate. auguri, auguri Samuele per la tua giovanissima ancora età. Grazie ovviamente anche a te Grazie. per i consigli. Passiamo alla linea, all'ideatore, no, di questo format, di questo gruppo. Daniele. Bene ragazzi, che dire, questa prima puntata appunto abbiamo avuto modo di parlare di quello che è appunto l'argomento di questi giorni, quindi parlare di quello che si vive in casa durante la quarantena. Il consiglio che si dà sempre qual è? Quello di restare in casa, quello di lavarsi accuratamente le mani, comunque di stare sempre a 1 metro di distanza. Anche in questo caso noi siamo distanti. Siamo ognuno in un paese diverso, però distanti ma uniti, uniti nel cuore, uniti nell'anima, uniti in tutto. E che dire, ragazzi? Quindi l'importante è essere uniti e andare avanti in tutto, andare avanti in tutto. Quindi non resta altro che avvicinarmi alla conclusione di questa prima puntata di Strike. Innanzitutto, quindi ci salutiamo quindi. Vai Samuele, un saluto ai nostri ascoltatori. Sì, un'ultima considerazione, Daniele, ci tenevo a sottolineare anche che le radio italiane nelle ultime settimane hanno avviato una propria manifestazione in collaborazione ovviamente con tante altre radio sempre della nostra nazione per poter trasmettere alla stessa ora un gruppo di canzoni popolari della nostra Italia. Che in questi giorni, ovviamente, anche nelle ore risapute, quindi intorno sempre alle 18, intorno a mezzogiorno, stanno risuonando nelle nostre vie. Queste sono belle, questi sicuramente sono bei momenti in cui poter riscoprire anche la nostra italianità. E colgo l'occasione, ovviamente, per salutare Nico, Alex, Davide, ovviamente l'ideatore di questa trasmissione, Daniele. Un saluto a tutti, un bacio e speriamo di rivederci presto. Vai Alex, il tuo saluto finale. Un arrivederci alla prossima puntata e ascoltate i nostri consigli di restare a casa, che andrà tutto bene. Vai Dave. Grazie ancora a te Daniele e grazie a chi è stato con noi, e quindi a Samuele, ad Alex e a Mister Nico. Vai Nico. Sì, grazie a tutti voi per i saluti, grazie a Daniele per una volta l'idea, l'opportunità e l'ideazione di questa trasmissione. Io per chiudere, se siete tutti d'accordo, avrei pensato ad una modalità che possa aiutarci anche a far ricordare meglio il nome di questa trasmissione. Daniele ci dà il 3-2-1 e tutti insieme gridiamo strike. Ok, vai ragazzi, concludiamo così, quindi 3, 2, 1, Strike! strike! Strike!